Nel beach volley si impara tantissimo il sacrificio. È importante, insomma, avere la grinta, la voglia, la determinazione. Ritratta la difficoltà, un stile di vita di ogni giorno, perché veramente un sport che ti mette sempre in discussione, ti fa affrontare le tue grandi paure, veramente ritratta molto quello che è la cosiddetta vita quotidiana. Sport che si gioca in due, e ogni set bisogna arrivare a 21 punti, ogni azione vale un punto e ogni somma di 7 punti si cambia campo perché le condizioni climatiche sono diverse, il sole, il vento, quindi in ogni set si cambia campo e le partite si basano su 2 set su 3, chi arriva prima 2 vince, con il terzo set che si arriva solo fino ai 15 punti. Il campo è più piccolo di quello della pallavolo, è 8x8, la rete è sempre uguale, quindi si fa molto più fatica che sul parquet e niente, poi si può ricevere solo in bagger, il tocco di muro a rete vale un tocco e niente, il palleggio è un fondamentale molto, molto difficile perché comunque non è come la pallavolo, non è un tocco veloce ma è un po' più tenuto e deve uscire pulito, insomma gli altri sono molto più sigillosi. Quanto riguarda il gioco, e sono due giocatori, non esiste la possibilità del cambio innanzitutto, non esiste la presenza dell'allenatore in banchina, gli atleti non sono preparati anche a gestire le questioni tattiche, la questione del time out, la questione del cambio magari di una strategia, essere in grado di uscire da una situazione di difficoltà, veramente di trovare soluzioni più veloci di altri che l'altra squadra. Difficile muoversi sulla sabbia e coordinarsi, è molto importante soprattutto in attacco stare sempre dietro la palla ed è la prima cosa che mi hanno insegnato, insomma, quando mi sono avvicinata a questo sport. Ci sono tanti esercizi che si possono fare, ovviamente sicuramente imparare bene prima la rincorsa è la cosa più importante, ma più che altro un esercizio mentale, il fatto proprio di mettersi lì e dire ok, devo stare dietro la palla, quindi aspetto che la palla salga nel punto più alto e poi iniziare la rincorsa. Veramente tanta testa e tanta lucidità e questo è un segreto molto importante. Quindi che ci facciamo dietro la schiena o dietro a sedere? Vabbè, questo lo taglio. Sono gli schemi che, insomma, che organizziamo di fare contro la squadra avversaria. Gli schemi sono il muro in relazione al difensore, essendo in due in campo, il muro copre una zona di campo,
e il difensore un'altra, e a volte si fanno anche delle finte dove si copre tutte e due la stessa parte di campo in base all'attaccante. C'è 1, 2, 3 e 4, poi c'è il pugno che è la rincorsa. L'1 significa murare la parallela, quindi la palla appena dietro e il difensore che sta fuori sulla diagonale. Il 2 è invertito, poi c'è il 3 che è la finta di muro in diagonale col muro in realtà in parallela, e 4 con la finta di muro in parallela e poi il muro in diagonale. Faccio mezz'ora di riscaldamento con attivazione a parte fisica, veramente molto attento a questo, dove sfruttiamo anche questa mezz'ora di riscaldamento per richiamare certi movimenti tecnici soltanto specifici del beach volley, e dopo cominciamo su una parte analitico-sintetica e con una parte globale così molto intensa. Lavoriamo con un ritmo veramente molto alto, no? È veramente una caratteristica che mi piace esplorare, perché una volta che un atleta di beach volley è riuscito a acquisire un fondamentale, dobbiamo cercare di riproporre in situazioni non ottimali, sia dal punto di vista di stress fisico, ma anche tecnico o mentale. Se non hai l'altezza è importante avere comunque una buona elevazione, perché sulla sabbia ci vuole. E no, mentali penso che serve tanta aggressività, nel senso tanta cattiveria, come piace dirlo a me, perché appunto senza di quella è impossibile secondo me andare avanti e raggiungere certi obiettivi. La concentrazione è un altro fattore molto importante, perché soprattutto durante le partite ti permette di rimanere sempre attaccata al punteggio, alla gara, e di non perdere mai la lucidità, anche questo è molto importante. In realtà nel beach volley a volte non si vede, perché non sta in panchina, non può parlare, non può fare nulla, però è importante il lavoro che ha fatto prima, e secondo me per lui è anche molto difficile quando noi gareggiamo, perché non potendo fare nulla lui deve essere uno spettatore passivo. Però è molto molto importante, poi ovvio in campo ci va sempre l'atleta, no? Quindi la responsabilità è sempre dell'atleta quando gioca. Sandro, il mio allenatore, è sempre stata una figura di riferimento. A lui insomma piace chiamarmi come la sua figlia, perché comunque mi ha preso fin da piccolissima, mi ha cresciuto, ed effettivamente per me è come un secondo papà, perché quando insomma andiamo in giro per il mondo lui è la mia figura di riferimento, lo è sempre stato, e mi ha sempre dato una grossissima mano, sia nella mia crescita tecnica che nella mia crescita proprio come persona. A volte tu devi essere allenatore, a volte devi essere psicologo, a volte devi essere il fratello più grande, a volte dipende dall'età anche dei suoi genitori, quindi io li cerco sempre di trovare, innanzitutto di ascoltare, perché le ragazze hanno bisogno di parlare, quindi avere uno che magari per un momento può prestare l'orecchia nel sentire veramente le sue... Qui ragazzi!
angustia, le sue perplessità, paure o anche la voglia di esternare qualcosa che gli sta andando bene, già è un grande aiuto. E poi ognuna cerchiamo di dare il giusto consiglio, se è che possiamo e siamo in grado di fare. Sport insegni tantissimo, sia proprio un aspetto fondamentale nella vita di un bambino, di un ragazzo. Per me lo è sempre stato, perché ho sempre praticato sport fin da quando avevo 6 anni, quindi per me è sempre stato ha sempre fatto parte, insomma, della mia mentalità e della mia vita. Io da piccola, molto piccola, ho praticato judo, che è un'arte marziale, è uno sport secondo me fondamentale per la crescita sportiva e mentale di un atleta. Nello sport singolo impari a cavartela da solo e quindi a reagire alle situazioni anche più critiche, perché sai che sei solo tu a poter uscire. E lo sport di squadra è molto bello, perché invece quando sei in crisi o sei in difficoltà sai che puoi contare su qualcun altro, quindi tutte e due. Insomma, praticare uno sport, i genitori non lo debbano ostacolare nella scelta, insomma, dello sport. Se a un bambino piace fare calcio, è giusto che, insomma, pratichi quello. Se poi si accorge che magari non fa per lui, è giusto che cambi. Non ci devono essere costrizioni perché il papà o la mamma preferisce il calcio anziché la pallavolo. Ognuno deve essere libero di fare le sue scelte. I bambini hanno delle scadenze a livello motorio, no? Quindi ci sono i sport fondamentali per lo sviluppo di certe caratteristiche fisiche che vanno colmata tra 4 e 8 anni, e sia il nuoto che la ginnastica ritmica riempiono veramente bene queste lacune. Poi loro hanno sempre tempo di migrare verso gli sport di squadra tra 12, 13, 14 anni, quindi penso che fino a 12 anni gli sport come nuoto, ginnastica, danza, atletica sono fondamentali per lo sviluppo dello schema motorio di un bambino. Non tutti i bambini sicuramente saranno portati per diventare dei campioni, però bisogna sostenerli, capire qual è la loro strada e se gli piace fare qualcosa, veramente portarli avanti e permettergli di fare queste cose.